non so se ci siamo, credo di sì. Se Dario, se c'è, mi dà il via, possiamo iniziare questa diretta speciale, straordinaria del Foglio TV, del Maggio dei Libri. Ecco, stasera al posto mio avrebbe dovuto esserci Fabio Strinati, il direttore della collana di poesia, e avrebbe dovuto parlare di Miracolo a Piombino. Purtroppo Fabio Strinati vive in una località disagiata, e internet gli sta facendo le bizze, non riesce. Peccato, perché avrebbe voluto parlarne lui, perché è un libro che l'ha appassionato molto, ma ne parlerò io, anche perché insomma il libro è mio, quindi riesco ugualmente a dirvi qualcosa. Comincio con una breve lettura della quarta di copertina, un libro che è piaciuto tanto a Pupi Avati, è il mio libro intermedio tra Calcio e acciaio e Sogni altiforni, scritto con Cristina De Vita. Diciamo che è un racconto lungo per quel libro, sono due racconti lunghi. Il primo è Storia di Marche e di un gabbiano e il secondo è una storia di adolescenza nel terzo mondo, Il ragazzo del Covre. Le parole di Paul Nizan percuotevano i suoi pensieri, uno scrittore mai letto, pure se sapeva a mente la colonna sonora di avere 20 anni. Avevo 20 anni, non permetterò a nessuno di dire che quella è la più bella età della vita. Marco non aveva ancora 20 anni, non avrebbe permesso a nessuno di dire che stava vivendo un'età spensierata. Che ne sapevano del suo mondo? Segreti inconfessabili, paure vissute in silenzio, condanne decretate da tribunali immaginari, dolori confidati a un gabbiano dalla balaustra in ferro battuto d'un piccolo porto, tra teste di molossi dalle quali sgorgava acqua da tempi immemorabili. Ricordi di bambino, vissuti tenendo per mano un nonno cantastorie. Ricordi che non potevano tornare, ma erano ancora con lui. Sapeva che doveva stringerli forte per non farli fuggire lontano. Il libro è edito da Historica di Francesco Giubilei, un buon editore giovane che ho aiutato ad emergere, che sono contento appunto di aver aiutato anche con questa pubblicazione. Ci sono un sacco di belle foto di Piombino dentro, fatte dal mio amico Riccardo Marchionni, che è veramente un artista. Io invidio Riccardo, come invidio tutti questi bravi fotografi, perché riescono con uno scatto a immortalare delle emozioni che per uno che tenta di scrivere come me gli ci vogliono decine e decine di pagine. Vedete questo gabbiano ripreso in Piazza Bovio, che è il personaggio principale, uno dei due personaggi della storia. È un fotografo bravo, serve poco, basta poco, basta riprendere un'agave spinosa a strapiombo sulla scogliera, ma ripresa in un certo modo, non certo nel modo in cui potrebbe fare chiunque, un neofita della fotografia. E queste belle foto di archeologia industriale, oppure queste foto qua di pescatori a Marina, sono tutta l'arte di Riccardo Marchionni, che non finirò di ringraziare, la copertina è sua, eccolo qua. Allora, di che parla questo Miracolo a Piombino? Miracolo a Piombino è una storia che si ispira già dal titolo a Miracolo a Milano. È un omaggio al capolavoro di Zavattini e De Sica, è un apologo sull'adolescenza, è un romanzo di formazione, condotto su un doppio binario, cioè da un lato la crescita di un ragazzino, dall'altro un gabbiano. Il ragazzino che cresce e che scopre il mondo, il gabbiano che comincia a volare, che cresce e che vuole essere libero, vuole scappare verso l'isola lontana. Ci sono molti rimandi con la poesia, diciamo che sarebbe un tentativo di prosa poetica quella di questo libro, per questo è piaciuto molto a Strinati, che gli ha dedicato un poemetto addirittura a Miracolo a Piombino. Molti rimandi a Baudelaire, il contrasto tra individuo e società che spinge all'isolamento, la noia esistenziale di Sartre, da un lato, le aspirazioni ideali dall'altro, il decadentismo, la vocazione pasoliniana alla solitudine. Il tema centrale è l'adolescenza, vero e proprio romanzo di formazione e molta attenzione alle descrizioni poetiche di Piombino, che ci sono anche in Calcio e Acciaio e in Sogni altiforni. Suggestioni, sfumature, sentimenti che sottolineano il legame inscindibile con un'infanzia difficile da abbandonare. Non manca la voglia di fuga per fare cose nuove. È un racconto simbolico, fiabesco, con un finale ancora più simbolico, ispirato al finale di Miracolo a Milano. Il libro è dedicato ai miei figli, Daniele e Laura, ecco che te la dedica, che avranno 20 anni. Purtroppo si vede al contrario. Il libro parte dalla frase di Paul Nizan: avevo 20 anni. Non permetterò a nessuno di dire che quella è la più bella età della vita. Paul Nizan è uno scrittore che consiglio di leggere. Piaceva tanto a Fernando Di Leo,
Chi era Fernando di Leo? Beh, meno famoso di Pornisan, però è stato uno dei nostri più grandi autori di cinema noir. Fernando di Leo ha fatto un film, Avere 20 anni, appunto, partendo da questa frase di Pornisan, e ha scritto anche una canzone che è cantata da quella della Gloria Guida, l'ha scritta lui e Silvano Spadaccino, è la colonna sonora del suo film, e la frase trascinante, come triste aver 20 anni tra il proibito e l'illusione, scoprire che la vita e il tempo peggiorerà gli entusiasmi dei 20 anni e via dicendo. La canzone è cantata da Gloria Guida, appunto, in quel film. E il film parte da certe suggestioni, così come il libro parte da questa suggestione. Vi leggo un pezzettino, alcuni pezzi del libro. Il nonno lo stava lasciando con discrezione, proprio come aveva sempre vissuto, in due povere stanze al piano terreno d'un condominio annerito dai fumi delle ferriere. Una casa che Marco aveva sempre considerato un rifugio alle intemperie del mondo, dove sognare a occhi aperti con i fumetti in mano, mentre i nonni giocavano a carte dopo una cena frugale. Angolo di pace dove assaporare le avventure di Spider-Man contro improbabili criminali. Adesso non era più tempo di fuggire. Stava crescendo e doveva affrontare la vita. Non era facile, perché avrebbe voluto gridare tutto il suo dolore al gabbiano lontano, un dolore che teneva riposto in un angolo del suo cuore malato, un dolore che troppo spesso sfociava in pianto. La storia alterna le vicissitudini di Marco a quelle del gabbiano. Il gabbiano si chiama Robert nel pensiero del ragazzo. L'aria fresca del mattino dipinse sul volto di Robert ricordi di vita lontani. Soffiava un pungente vento di tramontana che non consigliava di uscire sul mare. Robert dette una ripulita veloce al piumaggio, scosse il capo e scacciò via alcuni insetti che lo infastidivano. Avrebbe rimandato a mezzogiorno la sua uscita in cerca di cibo. Adesso stava meglio a riparo delle vecchie rocce in granito, tra fichi d'India e agavi spinose. E qui ancora un'immagine dei luoghi dove l'immaginazione vive il gabbiano, e l'immagine è del solito Riccardo Marchionni, il nostro artista. Il sole accarezzava i capelli di Marco, mentre un flebile vento di scirocco scompigliava i ricordi. I pensieri, forse più adulti rispetto ai suoi 17 anni, sbandavano su parole incomprese, che non riuscivano a spiccare il volo da labbra socchiuse. Il faro lontano indicava una strada, mentre il gabbiano, che Marco chiamava Robert e credeva di poter riconoscere fra gli altri, volava nello specchio di mare davanti alle fonti delle bisce in amore. Il romanzo è scritto in maniera classica, in terza persona è al passato, all'imperfetto, diciamo, è il presente. Forse un modo di scrivere che ora può essere leggermente sul passato, però il tono vuole essere un tono anche che ricorda un po' quel passato, il modo di scrivere dei primi del Novecento. Tra Marco e la scuola non c'era una vera e propria storia d'amore. Lui studiava soltanto le materie che amava. Non sopportava la letteratura italiana del Cinquecento, le poesie del Tasso, Aminta, Gerusalemme liberata. Non amava Foscolo e D'Annunzio, non sopportava ciò che era troppo diverso da lui. Era un suo problema e lo sapeva bene. E riusciva a studiare soltanto ciò che amava. Non bastavano le spiegazioni della scuola, i brani dell'antologia, doveva avere tutto. Quando gli piaceva un poeta, pure se poi finiva per capire che le canzoni di Rezio non avevano niente di esaltante, avrebbe potuto accontentarsi di Mirice e dei canti di Castelvecchio. Matematica, latino, greco erano cose inutili, perdite di tempo in mezzo a tutti quei libri da leggere che popolavano la sua vita, cose che portavano via ore importanti, al punto che toccava passare notti insonni sfogliando pagine dei poeti, accarezzando i versi di Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Lautrement. E questo è il personaggio del ragazzo. E qui l'evoluzione poi del libro, che vi lascio alla lettura se ne avrete voglia di questi giorni, va verso la crescita dei due personaggi, la crescita e la consapevolezza del futuro. C'è una storia d'amore di questo ragazzino. Marco incontrava una ragazza di tanto in tanto che si chiamava Sara. Una domenica avevano visto al cinema Bianchi Cavalli d'Agosto e avevano pianto tanto. Poi lui le aveva regalato il disco di Venditti che portava il suo nome, dicendole che avrebbe voluto portarla in cielo a dipingere le stelle. Una frase romantica,
presa da una delle tante poesie decadenti che scriveva nella solitudine della sua cameretta affacciata sull'alto forno. Marco scioglieva le trecce di sale in un dolce abbandono, i volti protesi nel lungomare pietroso tra le scogliere, infine le ricomponeva sorridendo. I due ragazzi si baciavano, inconsapevoli di tanta ingenuità, perduti nel loro mondo da scoprire, si baciavano fino ad averne ancora più voglia, fino a non poter più smettere. E qui c'è una storia d'amore. Marco non era capace di bere l'aceto perché era il sangue del suo dolore. Se t'amo, che te ne importa? Aveva letto sui libri romantici del doposcuola. Il suo amore era come quello di Goethe, non chiedeva niente in cambio. E neppure Sara aveva mai chiesto niente, soltanto rivivere. Ed era la sola cosa impossibile, purtroppo. La storia prende una piega drammatica e poi si va verso il finale, che tralascio, e con alcune immagini metaforiche di voli di gabbiani sulle nostre scogliere. La seconda parte del libro, invece, parla dell'adolescenza nel terzo mondo, e c'è una storia che non ha niente a che vedere con Piombino, ma si svolge in Brasile. È intitolata Il ragazzo del cobre. E racconta la storia degli Alagados. Chi sono gli Alagados? Gli Alagados di Bahia sono quelli così poveri che non hanno nemmeno la terra sotto i loro piedi, perché vivono nelle palafitte, alla foce del rio Cobre, alla foce del fiume Cobre. E sono quelli che vivono lontanissimo dalla grande città, dalla borghesia opulenta brasiliana. Sono quelli che devono vivere di espedienti. La storia di questo ragazzino, diciamo che ha più vicissitudini ed è più... È più veloce, più rapida rispetto alla storia di Marco e del Gabbiano. È un racconto anche altamente drammatico, con un finale anche qui di riscatto e di crescita. Sempre una storia di adolescenza, ma questi sono adolescenti che hanno veramente dei problemi ed hanno i loro motivi per avere dei problemi esistenziali, e molto di più di quel del ragazzino, appunto, della prima parte. Ecco, con questo vi ho raccontato un po' qualcosa di storia di Marco e di un Gabbiano, di Miracolo a Piombino. Concludo dicendo che l'idea di questo libro l'ho avuta a scuola, parlando a scuola con i ragazzi delle elementari. E lo scrivo nella postfazione che vado a leggere. Era da tempo che volevo scrivere una storia che parlasse di adolescenza, quel momento della crescita che ci fa sentire inadeguati, quando non riusciamo a capire gli altri perché non comprendiamo noi stessi. Non che dopo le cose vadano meglio, certo, ma forse l'esperienza aiuta. I ragazzi della scuola media Andrea Guardi di Piombino, durante uno stimolante incontro di lettura, mi hanno fatto venire l'idea base di questo romanzo, che fonde e rielabora in un corpo unitario due storie scritte in periodi diversi. Storia di Marco e di un Gabbiano è un mio vecchio racconto, pubblicato nel 98, nella raccolta Lettere da lontano, in forma sintetica, scritto con uno stile diverso, erano 3 paginette, era proprio un soggetto. Il Gabbiano solitario, invece, è un racconto del 2000, rivitalizzato da un lavoro di editing. Due storie che diventano un solo corpo narrativo, concatenate da una serie di rimandi fantastici. Il ragazzo parla, o crede di parlare, con il Gabbiano, e sono condotte su piani paralleli per arrivare a un finale simbolico che cita Miracolo a Milano. Su tutta la storia legge la frase di Paul Nizan, 1905-1940, che condivido sin dalla lontana visione di Avere 20 anni, un film del 78 di Fernando Di Leo, prima ancora di conoscere lo scrittore francese e il suo Aden Arabia, scritto e pubblicato nel 31. Leitmotiv e ideale colonna sonora del racconto sarà quindi Avere 20 anni, testo e musica di Spadaccino di Leo, voce solista della bellissima Gloria Guida. Niente a che vedere con il rap di Assalti Frontali, né con Cesare Cremonini, tantomeno con la traccia per l'esame di maturità 2012. Il mio Avere 20 anni viene da lontano, cercando di contaminare, come ho sempre cercato di fare, cultura alta, cinema di genere e musica popolare. Per completare il discorso sull'adolescenza ho inserito un mio vecchio racconto del 2000, anche questo, di ambientazione brasiliana, Il ragazzo del Cobre, riveduto e corretto.
Mi sembrava opportuno riproporlo in questo contesto per raccontare le diverse dinamiche di crescita in ambienti poveri e marginali. E questo è del 31 agosto del 2015, la chiusura di questo libro, un libro che ormai ha 5 anni, è stato presentato al Premio Strega, è stato pubblicato da Historia, ha avuto anche una sua piccola fortuna editoriale. In realtà era scritto dedicandolo fondamentalmente a mio figlio, che era lui che cresceva nell'adolescenza, poi si è aggiunta anche Laura in quel periodo, è dedicato ad entrambi nella seconda edizione, ai miei figli che avranno 20 anni e che credo lo abbiano già letto, ecco, tutti e due l'hanno già letto e spero che ne possano fare tesoro di queste piccole cose che ho cercato di mettere qua dentro. E domani chiudiamo la nostra esperienza del Maggio dei Libri online, chiudiamo queste dirette che facciamo ormai da 2 mesi, insomma, cercando di valorizzare i nostri scrittori locali, con Flaminia Bolza, una criminologa di fama nazionale che di solito è invitata spesso in televisione a parlare di criminologia. Alle 19 ci parlerà di Passione Nera, di un libro fatto per noi. E parlerà anche dei suoi libri, delle cose che sta facendo. Vi dico che a quanto pare ritorneremo a poter vendere libri al mercato una volta al mese, il 13 e 14 forse ci saremo. In ogni caso la collaborazione con la libreria Coop, con la Tornese, con le altre librerie di Piombino è intensa e stiamo per pubblicare il primo romanzo di Francesca Lenzi. È un romanzo interessante, poi me ne parlerà lei stessa venerdì, credo, in una diretta Facebook. Poi se riusciremo anche a presentarlo in pubblico meglio. Però è un romanzo veramente interessante, notevole, che vi consiglio, un romanzo di formazione ambientato anche questo tra Piombino e Scarlino, la storia di una ragazzina in crescita, scritto con un stile molto moderno, spigliato. È un libro sul quale punto molto e che ci tengo ad aver pubblicato. Ci tengo ad essere stato il primo editore. Avevo già pubblicato di Francesca un saggio su Rob Zombie, perché lei è molto esperta in cinema, ma questo di narrativa è veramente un bel lavoro e riprende un po' quello che ha già fatto in Piombino in Love. Dopo di lei pubblicheremo Andrea Fanetti, L'assassino e il Pettirosso, un serial killer a Piombino. Non lo sappiamo ancora, nel corso del mese di giugno. E in programmazione c'è anche un bel libro di Alessandro Fulcheris, un libro ancora dal titolo in gestazione, però che si svolge al Falcone. Al Falcone e che riporta ai nostri, abbiamo la stessa età io e Alessandro Fulcheris, ai nostri anni 70, agli episodi della giovinezza, quando si andava a pescare, a tuffarsi al Falcone, a tirarsi i gavettoni e c'erano le sfide tra i bar, le sfide calcistiche, le sfide anche semplicemente tra noi ragazzi di quel periodo. Questi sono i libri in programmazione, questi 3 libri in programmazione, ne abbiamo anche altri, ma insomma intanto partiamo con i due scrittori piombinesi, Andrea Fanetti, che è vero che dice vai Francesca, ciao Andrea. Ecco, Andrea ha vinto anche il premio Bovi, ha vinto un premio a Sassetta, insomma si è già difeso bene con i suoi 2 primi libri che ha pubblicato e adesso ha inventato questo giallo, questo serial killer piombinese che vi sconvolgerà, vi appassionerà, sono convinto. Come il libro di Francesca, un libro letterario che sono convinto potrà interessare il pubblico piombinese, ma non solo. Contiamo di rivederci fuori anche, fare qualche presentazione, speriamo almeno all'asilo Pro Patria d'estate all'aperto. Ecco, con la collaborazione di chi? Con la collaborazione nostra e di chi ci vuol bene, della libreria Coop, non altri, senza far polemiche, ma la collaborazione non la cerchiamo di altri, dell'asilo Pro Patria se ci vorranno ospitare. E per ora è tutto, di vedere le nostre dirette.